La prossima puntata di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 5 ottobre, è attesissima. A calcare la pista ci sarà Barbara D'Urso, ballerina per una notte, che segna il suo ritorno in TV dopo un lungo periodo di assenza. La sua esibizione ha suscitato molta curiosità, specialmente tra i volti noti del programma, come Alberto Matano, una presenza costante nel talent di Milly Carlucci e storico rivale di Barbara durante i tempi di Pomeriggio 5. In un collegamento con Milly Carlucci durante la vita in diretta, Matano ha colto l'occasione per mostrare un video delle prove di Barbara, esclamando: «Ho un video shock col cuore», una frase che D'Urso ha reso famosa nel suo show. Si tratta di un riferimento amichevole o di una sottile frecciatina carica di vecchi rancori? La verità rimane un mistero. Ciò che è evidente è l'impegno che Barbara sta mettendo nella sua performance. Milly ha commentato: «Barbara è una perfezionista fino alle ossa del midollo. Sta provando e riprovando, arriverà preparatissima», rivelando così il suo impegno. Alberto Matano e la rivalità con Barbara D'Urso. Non c'è nulla di personale, naturalmente, la rivalità tra Matano e D'Urso è sempre stata legata agli ascolti televisivi. Tuttavia, i telespettatori più attenti hanno colto una certa malizia nelle parole di Matano, che ha utilizzato il tormentone di Barbara per lanciare il video delle prove. «Ho un video shock col cuore». Fino a qualche anno fa, i due si sfidavano per conquistare il pubblico pomeridiano, e non è un segreto che Matano fosse molto competitivo. Massimo Bernardini, ex volto di TV Talk, aveva persino rivelato che Matano, infastidito dalla presenza di D'Urso come ospite, avesse chiesto che si elogiassero solo gli ascolti di Rai 1. «Dovete dire che vinciamo noi, che siamo bravi noi». Non resta quindi che attendere la seconda puntata di Ballando con le Stelle per vedere se la rivalità tra i due riemergerà o se è stata definitivamente messa da parte.